Ciao a tutti, oggi vogliamo parlarvi di questo grandissimo santo, San Carlo Borromeo, molto importante per tutta la Chiesa, nonché per Milano e non di meno per il nostro Ticino. San Carlo Borromeo nasce ad Arona il 2 ottobre 1538, secondogenito di Gilberto Borromeo e Margherita di Medici. A soli 7 anni riceve la tonsura e viene nominato abate commendatario dell'abbazia di Santi Graziano e Felina d'Arona. Nel novembre 1552 è a Pavia come studente di diritto. Terminata l'università, lo zio cardinale Giovanni Angelo Medici di Marignano, fratello di sua madre, è eletto papa con il nome di Pio IV. Lo chiama a Roma e il 31 gennaio di 1560 lo fa cardinale. A soli 22 anni, egli affida la sua segreteria più delicata, ovvero la Segreteria di Stato. In 1563, Carlo ricevette l'ordinazione sacerdotale nella chiesa di San Pietro in Montorio, dove aveva dato provvisoria sepoltura al fratello Federico. Nello stesso anno, riceve nella festa dell'ordinazione di Sant'Ambrogio l'ordine dell'Episcopato. Il 12 maggio di 1564, Carlo viene nominato arcivescovo di Milano. Inizia così una vita di preghiera, di penitenze, di digiuni. Non si concesse più svaghi né riposo al punto da far temere per la sua salute. Dimezzò la servitù ed eliminò ogni fasto dalla sua vita e dalla sua casa. L'arcivescovo, prima di intraprendere la riforma delle persone, del clero, religiosi e fedeli, e delle strutture, si dedica alla riforma di se stesso. Come noi oggi, all'epoca del coronavirus, San Carlo visse dei tempi difficili, la peste del 1576-77. La situazione che l'arcivescovo deve affrontare è molto complessa: grande confusione, opinioni divergenti, negazioni della realtà, fuga del governatore. Carlo però è fermo nelle sue decisioni e rimane. Anzi, si dona interamente al suo gregge. Milano è ormai tutta invasa dalla sciagura. Contagio, desolazione, povertà, morte e paura. È cupa e deserta, immersa in una grande miseria. Viene imposta una quarantena rigida e severa a tutti i milanesi. L'arcivescovo non è contrario alle disposizioni governative, anzi ne approfitta per emanare le sue, con attenzione non solo alla dimensione fisica, ma soprattutto quella spirituale della popolazione, del gregge a lui affidato. Per la quarantena, per evitare che i milanesi, costretti alla clausura in casa, cadano nell'ozio, Carlo Borromeo suggerisce alcuni titoli di libri per lettura spirituale in famiglia. L'arcivescovo lavora instancabilmente in tutti i settori e in tutti gli angoli della sua diocesi, che è estesissima. Niente e nessuno può impedirgli di percorrere le strade, sentieri, vallate e montagne, sotto il sole, sotto la pioggia, con il vento o il freddo, per raggiungere tutte le sue pecorelle, soprattutto quelle più bisognose e quelle più sperdute. Tutto questo è accompagnato e sostenuto dalla frequenza ai sacramenti, dalla preghiera, dalla meditazione e dai digiuni. Per il Borromeo, l'anno 1584 comincia con qualche presagio che fa pensare che potrebbe essere l'ultimo. L'arcivescovo si reca al Sacromonte di Varallo per gli esercizi spirituali, che egli aveva molto sempre al cuore. Meditazione e penitenza raggiungono il massimo di intensità. Il digiuno è strettissimo, pane, acqua e pasti e per il letto un asse. Durante gli esercizi viene più volte colto dalla febbre. Lascia Varallo febbricitante. Deve comunque recarsi ad Ascona per l'inaugurazione di un collegio per l'educazione dei giovani, ma viene nuovamente colpito da un violento attacco di febbre. La mattina del giorno dei morti decide di ritornare a Milano. Prega e ascolta la messa e, giacendo su un letto apprestatolo in barca, rientra a Milano. Il giorno seguente non può né recitare preghiere né celebrare la messa. Padre Adorno gli conferisce gli ultimi sacramenti. L'agonia si consuma mentre gli viene letto il racconto della passione del Signore. Verso le 3 di notte del 3 novembre, quella carissima anima, che da pochi giorni aveva compiuto 46 anni, vola in cielo. La confraternita di San Carlo Borromeo, presente a Lugano, alla Via Nassa, numero 26, fondata nell'anno 1618,
fu eretta canonicamente il 12 aprile 1620, quale associazione di fedeli cristiani finalizzata ad onorare la memoria del santo patrono e a favorire la comunione fraterna e la spiritualità tra i membri. Nel 1640 edificano l'omonima chiesa di Vianassa, chiesa su cui siamo a registrare questo video, e da quei tempi la cura, il decoro dei riti sacri e la gestione di questa costruzione barocca fa pure parte dei compiti dei confratelli. Pur nelle tante vicissitudini e sconvolgimenti storici, chiesa e confraternita sono interrottamente rimaste vive ed attive. Senz'altro, San Carlo Borromeo è una delle figure cristiane più importanti nella nostra realtà ticinese e nord Italia. Nel suo pensiero, era chiaro che per effettuare la controriforma nella sua vasta diocesi proposta dal Concilio di Trento, erano necessarie diverse iniziative: visite pastorali, sinodi diocesani, concili provinciali, creazione di seminari, cura nella formazione dei nuovi preti, nonché pellegrinaggi e assistenza ai sofferenti. Questo vero buon pastore personalmente faceva penitenza e pregava tanto. In tutto questo impiegava tutte le sue energie. La prima regione di cui egli si voleva occupare non poteva che essere il cantone dei Grigioni, i cui governanti avevano giurisdizione su molti territori al di qua delle Alpi, abitati da popolazioni italiane, tra cui la Valtellina. Per questo fonda il Collegio Elvetico per i seminaristi svizzeri del Canton Grigione, dove il governo protestante ostacolava la loro formazione. Per gli aspiranti al sacerdozio del Canton Ticino, fondò il seminario di Poleggio, aprì seminari minori a Celana, ad Arona, e negli ultimi giorni di vita il collegio e il seminario ad Ascona. Anche se c'erano delle difficoltà, San Carlo non si scoraggiava e fu presente nell'enclave dei tre valli svizzeri ben 5 volte. La rapidità degli spostamenti di San Carlo è sorprendente. Partito il 15 ottobre da Bellinzona, il giorno seguente raggiungeva Airolo e il 17 era al passo del San Gotardo. Questa prima visita fu importante. Da tempi non avevano avuto rapporti diretti con rappresentanti della diocesi, oltre che la corruzione del clero era presente lì, il concubinato e la profanazione dell'Eucaristia. Fece 3 anni dopo un'altra visita, in questa passando per vari paesi del Ticino, raggiunse a Locarno, dove ferma al celebre santuario della Madonna del Sasso. E fu nel ritorno della quarta visita nelle tre valli svizzere che arrivò a Lugano, prima di continuare il viaggio di ritorno a Milano. E finalmente, nell'ultima visita, la quinta visita, all'enclave che passando nel Valle del Ticino, poté visitare Claro. In Svizzera, all'epoca di San Carlo, il cantone cattolico che di più riuscì a difendere la devozione e il culto mariano fu principalmente il Ticino, dove l'influsso della Lombardia e la figura apostolica del cardinale furono di gran proporzione. Possiamo concludere che con gli sforzi di San Carlo e la sua cura per gli svizzeri, la devozione mariana si è mantenuta e ancora più fiorita nei secoli successivi. Così che possiamo arrivare a dire che Ticino è terra di Maria, dove oggi ci sono più di 50 luoghi mariani tra santuari, chiese e cappelle. San Carlo che afferma: «Per una tendenza tutta particolare, mia anima ho sempre amato grandemente la Svizzera. Ovunque l'ho protetta, io sempre con tutto il cuore difeso la sua causa e i suoi interessi». Far parte della confraternita della Chiesa di San Carlo Borromeo è sicuramente una grande gioia per chi vuole dare al Signore tutto quello che può dare come laico, come consacrato, e sicuramente è una missione. In questa chiesa noi apriamo le 7, siamo una presenza costante in Vianassa, una via del lusso, siamo una chiesa che accoglie col sorriso, dove si può pregare in silenzio, dove si può pregare tanto, dove abbiamo una messa alle 12:10 per aiutare le persone che lavorano a partecipare all'Eucaristia. La nostra attenzione è massima verso le persone che soffrono. Tutti i sabati abbiamo una preghiera, abbiamo un'adorazione eucaristica, recitiamo il rosario e questi sabati sono proprio dedicati ai malati sofferenti, perché questo è anche quello che San Carlo Borromeo ci ha insegnato nella sua vita da santo.
Per me personalmente è una grande gioia perché io sono arrivato da una conversione che è avvenuta in America Latina 15 anni fa, in cui avevo promesso al Signore di poter aiutare gli altri. E grazie a questa chiesa e a questa confraternita oggi posso aiutare molte persone che sono in difficoltà con il rosario, con la preghiera, ma soprattutto con l'ascolto, che è fondamentale in questo momento di difficoltà. Seguire l'esempio del Cardinale Borromeo è intraprendere il cammino della penitenza, dell'umiltà, della preghiera, della carità, della fiducia e con umiltà avere l'ansia di fare il bene. Se vi è piaciuto questo video, manifestatelo qui di sotto, iscrivetevi nel nostro canale e che Dio vi benedica. San Carlo Borromeo, prega per noi.